lanciato l'idea di una città rete come simbolo di Expo 2015 piuttosto che i palazzi, quelli che sono stati i simboli della prima ora. In che cosa consiste questa idea? Beh, intanto sia per l'Expo che per lo sviluppo della città il tema della rete è un tema centrale. Per l'Expo una rete internazionale di rapporti sul tema dell'alimentazione, che poi è il titolo del nostro Expo. Il sindaco, il giorno dopo che Milano è stata scelta come città dell'Expo, ha subito giocato questa partita sostituendo il landmark iniziale, che era il Palazzo Alto nell'area dell'Expo, con un landmark che è nuovo, software, che è il landmark della rete di relazioni internazionali, che danno risposta con le best practice, ciascun paese con le sue, al tema dell'alimentazione. Per quello che riguarda lo sviluppo della città, il tema della rete è focale, perché Milano si trasformerà nel tempo da una città radiale con un unico centro a una città reticolare, dove le reti che come dire, rappresentano la città pubblica sono la rete infrastrutturale, la rete ambientale e la rete dei servizi. Vuol dire avere dei nodi infrastrutturati e verdi ovunque per la città, trasformando quelle che sono chiamate periferie in nuove centralità della città. Grazie.